questo Pescara ci sarebbe maledettamente bisogno di Ugo Campagnaro, questa difesa che è tornata a subire tanti gol a Cesena. Tu hai visto la partita da fuori, che impressione hai avuto? Sì, l'ho visto, anche un po' di sfortuna anche perché la squadra ha giocato bene, soprattutto la prima metà del secondo tempo, però è andata così, purtroppo mentalmente non siamo al massimo, ci vuole qualcosina magari che ci dia le svolte, magari un risultato, perché in questo momento la situazione, il morale della squadra non è il meglio. Hai detto mentalmente non siamo al massimo, e dunque un problema psicologico, un problema mentale soprattutto questo del Pescara, secondo te? Anche sì, perché quando una squadra magari non ha, è molto giovane, magari non ha l'esperienza per venire fuori da certi momenti, si fa un po' tosta, però le squadre forti, secondo me, è fra le migliori del campionato, e la vittoria la deve fare, e una volta che si fa cambia l'aria, cambia tutto quanto, e dopo dovrebbe girare meglio. Per ora va così, bisogna accettare questo momento, tenere duro e cercare di revertire la situazione. Però domenica prossima con il Novara non si potrà sbagliare, l'imperativo è quello dei tre punti. Sì, è già da un po' che l'imperativo sono i tre punti, per, come ti dico prima, cambiare aria. Si fa il tutto possibile, qua la squadra gioca al 100%, danno tutti, si vede in campo che danno l'anima, però purtroppo non si dà la vittoria. Speriamo adesso si dia contro il Novara, che come tutte le squadre non è facile, però bisogna fare il massimo perché si gioca in casa, abbiamo bisogno, e un risultato positivo sarebbe una ottima cosa in questo momento. Come sta Ugo Campagnaro? Adesso migliorando, ho avuto un problemino dopo la partita di Genoa in Coppa Italia, però sì, facendo le terapie per recuperare. Di vedermi in campo secondo me sarà dura, perché per scelte tecniche, problemini fisici sono stato sempre fuori, e niente, bisogna accettare le scelte sempre, perché siamo professionisti e giochiamo anche per quello. E ancora non sto facendo niente, la mia priorità era stare qua a Pescara, perché mi trovo bene, si trova bene la mia famiglia, era la mia scelta. Poi la situazione è diventata tutta un'altra cosa, magari da essere un giocatore importante, passare ad essere l'ultima ruota del carro, sicuramente diventa dura e mi fa rivalutare certe situazioni che magari avrei dovuto prendere un'altra soluzione, magari invece diciamo che quello che ho cercato da fare non era quello che mi conveniva di più, però la scelta l'ho già fatta, adesso bisogna, come professionista, accettare le cose. Hai parlato di ultima ruota del carro, ma c'è qualche problema con il tecnico Zeman? No, problemi non ce ne sono assolutamente, però ci sono delle scelte, ci sono dei ruoli, e bisogna accettare questa cosa qua.